Direzione Cape Town. Il motivo per cui viaggio sempre in macchina è che letteralmente mi cago addosso di viaggiare in aereo. Ed è anche l'aereo più piccolo che abbia mai preso. Non c'è niente da dire, ma quando ci toglieremo questi cappelli del safari? Non ce li toglieremo mai. Io rientrerò in Italia che avrò ancora questo cappello. Qui siamo a Johannesburg e ci stiamo trasferendo a Cape Town per fare probabilmente due delle esperienze più fighe che potrò mai fare in vita mia e sono molto emozionato. Ma secondo voi mentre parcheggia l'aereo c'è tipo le telecamere, i sensori di parcheggio? Cioè deve essere difficile comunque parcheggiarlo. Dall'hotel di Cape Town abbiamo direttamente l'autista e la guida italiana che ci portano direttamente in hotel. Comunque è bello avere i viaggi organizzati in cui ti trovi gli autisti ovunque vai. Arrivati in hotel, si chiama UX Hotel. C'è una piscina con vista su Cape Town. Però mi hanno detto che qui in Sudafrica non esistono piscine riscaldate, quindi questa cosa sarà congelata. Sì, molto congelata, ma non congelata come l'esperienza che andremo a fare nel prossimo video. Lasciate perdere, va. Marcolino, carino l'hotel che hai preso. Thank you. Ma no Marco, dobbiamo separati di nuovo. Stanotte facciamo un po' alternativo, siamo arrivati in hotel, abbiamo cambiato un pochetto, abbiamo un botto di roba che abbiamo ordinato. Anche perché in Sudafrica siamo arrivati noi ed è iniziato il lockdown, quindi la sera si resta a casa in delivery. E per casa intendo l'hotel a 5 stelle che ci ha prenotato Marco Menna. Ma a noi non interessano queste cose, perché in questo video dobbiamo cercare di mangiare coccodrilli, ippopotami, draghi, leprecauni, tutta roba molto strana e particolare. Sveglia, ore 4:40. Ci sarà un bel salto temporale in questo video, perché quello che faremo adesso ve lo farò vedere nel prossimo video, perché è troppo speciale e ha bisogno di essere la conclusione di questo viaggio in questa miniserie. Quindi preparatevi, rimanete connessi e soprattutto iscrivetevi. Questo balzo temporale di non so quante ore. Voi ne avete idea, mi vedete distrutto con dei capelli osceni post mare, perché quello che abbiamo fatto, che vedete nel prossimo video, rientra nelle giornate più belle che ho mai passato in vita mia. Vi posso fare uno spoiler: questa linea è stata fatta con l'acqua di mare dell'Oceano Indiano e questa con l'acqua di mare dell'Oceano Atlantico. Siamo venuti a cena da Marcos African Restaurant Place. Dovrebbe essere cucina tipica sudafricana, nonché dovrebbe esserci la carne di coccodrillo, che era una delle cose che non vedevo l'ora di mangiare. Molto particolare. Ma che bello! No, ma guardate la luce. Vabbè. Ma è pazzesco, raga. Hakuna Matata. Bellissimo. Tutto quello che sto vedendo lo adoro. Ah, guardate le tovaglie. Sta proprio di Africa. Ma siamo ufficialmente nel posto più bello di tutta la vacanza. C'è il menù. Allora, vedo che ci sono un botto di carni particolari. Soprattutto c'è la carne di coccodrillo, che è quella che mi interessa mangiare, che a detta di chi l'ha già provato dovrebbe essere una sorta di pollo pesce. Cioè sa sia di pollo che di pesce. Ah, c'è anche coda di coccodrillo, ostrica e struzzo. Kudu è l'antilope con le corna muschiate, quattro di qui e quattro di qui. E lo Springbok è l'antilope di medie dimensioni. È un piatto che si chiama Pan African Platter, che contiene tutti e tre. Alla fine ho ordinato la coda di coccodrillo come antipasto insieme a un tris di carpaccio. C'è lo struzzo e dicono che è molto buono. Coccodrillo, voglio provarlo assolutamente. Poi l'altro, terzo animale del carpaccio, qual era? Cioè, c'è l'antilope nel terzo. Sai, non so se voglio mangiare l'antilope. L'ho già mangiato, è vero, l'ho già mangiato al safari. Ok. Poi ho preso un altro tris di carni, di nuovo però cotte, struzzo e due tipologie di antilope, quella grande con le corna e quella più piccolina. Mi hanno consigliato anche l'impala, ma non me la sono sentita. Crocodile, springbok. Coccodrillo, struzzo e antilope. Prima di tutto proverò l'antilope, che l'abbiamo già provata. Sono l'ultima ad assaggiare, ma assaggio subito. Allora, proviamo prima l'antilope, sono molto curioso. Pollo. Molto buoni. Antilope è carne salata, cioè una specie di bresaola molto salata. Vuoi assaggiare lo struzzo come secondo? Il coccodrillo è una droga, e cioè tipo le mangerai come le chicken McNugget, cioè almeno altre 100. Hai ancora quel cappellino fra? Sì. Io sono ancora lo struzzo, ti farò sapere com'è. Questo è lo struzzo. È un carpaccio di bresaola poco saporito, sa di meno. Proviamo la carne di coccodrillo. In questo carpaccio c'è l'osso. Ho dei dubbi su questo carpaccio. Ma è cotto, carpaccio cotto. Però cazzo se buono, super fatti. Non ricorda tanto il pollo, ricorda più il maiale. Ricorda tanto una ribs senza barbecue. Struzzo, antilope e kudu, che è l'antilope, quella con le cornona giganti e più scura. Mentre quella è coda di coccodrillo. C'è la polenta bianca, che è tipica di dove la polenta bianca? Tutta Africa, perché è il cibo più economico che esiste. Farina di mais con acqua. Vabbè, siamo a Milano. Direi che sono subito al kudu. Quindi l'antilope grossa, il kudu. Ah, quanto è morbida. Salsa di pollo. Ostrich. Ostrich. Ostrich.
kudu, scusate. Oh mio Dio. Il kudu è una specie di manzo, però che ha il sottofondo di fegato. Un po' di fegato c'è, ma buonissimo. Ma pazzesco. Innamorato. Kudu è voto 9 e mezzo. Cioè guardate qua, Sudafrica si mangia da Dio. Questa è la salsa che va con questa carne. Proverò il kudu con la salsa pepper sauce. È una lettura molto tipica. Cazzo è buono. Proviamo l'antilope. Io non mangio carne. Kudu voto 9, antilope un po' meno incisiva, meno morbida, più una bistecca normale sembra, molto classica. Proviamola con la salsa, sembra quasi una cottura anche lasciata un po' andare. Un pochino troppo cotta. Super curioso per vedere la carne di struzzo. Non c'è niente lo struzzo. Lo struzzo è lontanissimo da come ti aspetti, ma niente di troppo buono, molto meglio il kudu. È arrivato il momento della coda di coccodrillo. Io lo struzzo. È prima l'antilope. È una fusione all'aspetto tra pesce e pollo. Non so se hanno cambiato la cottura dal carpaccio di prima, cosa ci hanno messo come salsina per dargli sapore, ma sto coccodrillo è 10 volte più buono di quello di prima. Tutta un'altra cosa. Costo finale a testa per tutto quello che ho mangiato, 400 rand, che sono circa 24 euro. Che calcolando quello che abbiamo mangiato è anche economico, ci può stare. Anzi, molto economico aggiungerei. Abbiamo pur sempre mangiato dei filetti di carne. Cioè già solo quel piatto di filetto sarebbe stato 25 euro in Italia, forse anche di più. Thank you so much for the dinner, it was awesome. Perfect dinner. Anche i camerieri, i proprietari dei ristoranti, abbiamo notato non solo nella savana, ma anche in giro è tutto più friendly. E lo ammetto che quando andrò a ripensare a quello che ho provato qui in Sudafrica, mi mancherà anche questo posto, perché è veramente veramente bello. E anche la carne di coccodrillo. Sono veramente ma veramente contento. Guarda, stasera ho mangiato benissimo col cuore. Anche io. Ho mangiato la carne dopo una vita che non la mangiavo. Mi dispiace solo per lo struzzo e per l'antilope, meno per il coccodrillo perché era buono. Lo ammetto, mi dispiace per l'antilope. L'antilope sì. L'ho voluto assaggiare, l'ho provata, ma non la mangerò mai più. Né lei né il kudu, anche se è molto buono. Comunque l'hotel, per un disguido che c'è stato, ha deciso di cambiarci stanza e ci ha dato una super suite che è gigantesca. Salve, dopo la cena e dopo la doccia posso ufficialmente andare a dormire. Sto morendo e domani ci aspetta un'altra giornatona. Buongiorno, andiamo a fare colazione. Chissà così sarà per colazione qui a Cape Town. Uova di struzzo. Magari. Che si mangerà qua da queste parti? Comunque ho una domanda importante per tutti. Stavo leggendo su Instagram che tutti quanti mi state scrivendo che il coccodrillo sa di pollo. Ma avete mangiato un coccodrillo? Perché a me quello che ho mangiato ieri sembrava tutto forche pollo. Era più maiale che pollo. 3/4 delle colazioni qui in Sudafrica sono colazioni inglesi. Sarà perché era una colonia inglese? Chi lo sa. Penso che queste uova siano fatte con latte. Eppure questa colazione direi top, come sempre. Stiamo andando a fare un'altra super esperienza che voglio mettervi in un video dedicato nel prossimo. Quindi preparatevi, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, mi raccomando. E ora altro salto temporale. Cioè sarà un bel lasso temporale, ragazzi. È passata tutta la giornata, voi non avete idea di quanta roba abbiamo fatto. Ma lo vedrete tranquilli nei prossimi video. Siamo arrivati a un ristorante che è una figata. Uno dei migliori insieme a Marcos. Veramente recensione che voi non avete idea. E per prenotare è stato anche molto difficile. Parliamo di Gold. Si è mosso, vero? Sì, sì. Sono così. Ah, ok. No, ti sei. Nella sfera qui ci sono tutte le varie tribù da cui provengono i cibi e le culture che contraddistinguono questo ristorante. Hello. Hello, how are you? I'm fine. No, ma guardate che colori pure. Ma posso sedermi? O tamburello mi deve prendere il posto? No, il tamburello è meglio di te, lascialo lì. Mi dici cosa mi sono perso, Angelo? Vai. Mi hai perso lo spettacolo con i tamburelli, bellissimo. E poi? E poi ha hanno fatto portato... suonare anche noi. Avete suonato anche voi? Certo. Pezzi di merda. Evening and welcome to Go Restaurant. My name is Irene, I'm from Cameroon. I'll be taking care of you tonight. Ok, thank you. Allora, ci ha appena spiegato in realtà tutto quello che andrà a succedere nei vari spettacoli, che divideremo il cibo tutti quanti insieme. Non voglio spoilerarvi troppo perché ha detto troppo, ci ha spoilerato un sacco di cose, ma lo vedremo tutto quanto. Sarà una cena super particolare. South African, metto soup. Thank you. Metto soup. Zuppa di pomodoro. South African. Devo fare video, aspetta. Pane sudafricano. Quello che mangiavamo là a caldo.
Buono sto pane, oh. Buona pure la zuppa, bella piccante. Marcolino? Sì, a noi. A quello che abbiamo fatto vissuto, in questa vacanza, vissuto. Quello che vivremo ancora insieme. Bello, mi piace. E a quello che arriverà. È la cosa che più si allontana da un cocktail che mi piace. È iniziato qualcosa? Però cena così mi rilassa. C'è un venticino. Particolare. Vai, vai. Queste cose. Ah, spring onion. Cipolla piccante. Samosa. Sapì, un po' di samosa. Io li amo queste cose. E gamberi. Questo mi ispira più di qualsiasi altra cosa che abbiamo visto in vita mia. Cheese. Sono tutti piatti tipici sudafricani. Inizierei con... questo sarebbe tipo l'hash brown di patate, ma fatto con la cipolla. E ha detto di mettere ovunque la salsa col formaggio. Giovanni fa sempre lo stesso errore. È troppo caldo. Cazzo, però veramente buona sta pastina di cipolla. Guarda che pastina di cipolle. Vedete, proprio una pastina fatta di cipolle. C'è questo piccolissimo raviolo. Sono curioso di provare. Le alette di pollo super piccante. Il gambero. Stranissimo. Tutti i sapori molto fritti comunque. La cosa di cui sono curioso è che tutti hanno detto che l'aletta di pollo è molto molto piccante. Sono iper curioso. Come la zuppa. Che piccante. Pollo 10, la letta di pollo 10. Buonissimo. Hanno ricominciato, raga. Grandi raga, grandi, grandi. Sono ritornato nel mio mood del Re Leone. Oh, oh. This from Tanzania is a fish curry, Moroccan butter beans with olive tagine. It's a vegetable rice. Un po' di roba molto particolare. Comunque è difficile commentarvi qui con tutta la musica, quello che stiamo mangiando. Tutto molto complicato, però ci stanno dicendo come unire le cose. Questo non ho ben capito cosa sia, ma ci devo unire questo che credo sia aceto. Cos'è? Carne? Ok, il tortino fuori testa, metteci quello là, la salsetta. Ci stavamo alzando per tornare in hotel, si sono arrabbiati, ci stanno portando tutto cibo, tutte cose. Non sai mai che per andare senza finire tutto il menù, eh? Questo è un dolce tipico sudafricano. Già la terza volta che lo proviamo questi giorni. Questo è il più buono in assoluto. È tipo un budino in due consistenze. Sono proprio serate come queste, insieme a tutto il resto che abbiamo vissuto, che mi mancherà del Sudafrica. Cibo buono, bei posti da vedere e da visitare. Cose che ancora non avete visto, ma vedete presto sul canale. Penso il prossimo video. Cos'altro c'è da dire? È stata un'esperienza fantastica e me la ricorderò per sempre. Questo è poco ma sicuro. E in tutto questo posso dirvi al 110% che la carne di coccodrillo era veramente buona. E da questo video comunque possiamo dedurre che in Sudafrica si mangia molto bene, c'è del buon cibo, quindi anche fuori dall'Italia ogni tanto qualcosa di buono lo troviamo. Se avete delle tipologie di carne da consigliarmi, dei posti in cui volete vedermi mangiare qualcosa di particolare, scrivetemelo qua sotto nei commenti. E se vi va, perché no, lasciate un bel like. Con quella cena qui è costata tipo 26 euro a testa e abbiamo anche bevuto 3 cocktail a testa. Se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e accendete la campanella di iscrizione. Noi ci vediamo nel prossimo contenuto qui dal Sudafrica. Mi raccomando, se vi siete persi un video di quelli che ci sono stati, andate a recuperarli perché è una serie molto carina. Cioè lo potete usare tipo telefilm. Cioè raga, mi raccomando, seguite tutta la playlist. Ciao!